Rispondano ai problemi del lavoro è un diritto che spetta a tutti i cittadini, anche perché c'è un rischio di involuzione democratica in questo paese. C'è l'attacco a quelli che sono lo Stato del diritto e alla Costituzione, l'articolo 1 della Costituzione, perché recita che questo paese è democratico ed è fondato sul lavoro. Grazie alle lavoratrici della CIE Elettro, della Berco, della FABE, della Francaro, grazie ai lavoratori della CGC, di tutte le aziende metalmeccaniche della Castellana, grazie anche a quelle della Pedemontana, ai pensionati, agli studenti, ai giovani, ai lavoratori del pubblico impiego e del commercio. Ma oggi credo che siano, è meglio che parlino le lavoratrici e i lavoratori della scuola, delle fabbriche, del mondo del lavoro. I sindacalisti oggi dovrebbero riposarsi, perché abbiamo fatto centinaia e centinaia di assemblee perché questo sciopero riuscisse. E le ragioni perché riesca questo sciopero ci sono tutte: l'aggressione ai diritti, l'aggressione al mondo della scuola, l'aggressione, diciamo, alle pensioni è fenomenale. Noi dobbiamo assolutamente rispondere in maniera democratica contro queste aggressioni. Le politiche del governo, le pratiche degli accordi separati stanno determinando un impoverimento dei diritti, un impoverimento dei salari, un impoverimento dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori di questo paese. Noi dobbiamo rispondere in maniera democratica e credo che questa sia la migliore risposta da dare al governo. Sindacale, ma non dobbiamo assolutamente accettare le deroghe ai contratti nazionali che determinano appunto la cancellazione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Io credo che oggi sia una bella giornata per il mondo del lavoro, che si riappropria della propria dignità, che si riprende la piazza, che la piazza è delle lavoratrici e dei lavoratori, la piazza non è di nessun altro, la piazza è nostra, dobbiamo riempirla, dobbiamo consentire ai nostri figli di avere un futuro migliore, di avere un futuro e una speranza che oggi è loro negata. Contro la precarietà, contro l'evasione fiscale, contro un fisco ingiusto, per pensioni dignitose, per salari dignitosi, per una scuola pubblica che funzioni, contro tutto questo oggi noi scioperiamo. Ed è per questo che siamo in piazza così numerosi, le fabbriche sono vuote, le fabbriche oggi sono vuote, i lavoratori, le lavoratrici, la scuola sono con noi a scioperare a Treviso, a Castelfranco, a Conegliano, in tutte le città d'Italia abbiamo scelto di fare delle manifestazioni territoriali per far vedere alla gente di questi territori che la crisi si sta abbattendo in maniera drammatica e che la crisi la stanno pagando soltanto le lavoratrici e i lavoratori. E questo noi dobbiamo dire basta, dobbiamo dire basta a una politica che fa soltanto i propri interessi, dobbiamo rimettere in moto la pratica del lavoro, deve essere nell'agenda la prima cosa che la politica deve rimettere al primo posto. Mario Bognato, tocca a te, i lavoratori aspettano il tuo discorso. Buongiorno a tutti, cittadini, lavoratori, giovani, studenti, pensionati, migranti, benvenuti su questa piazza di Castelfranco Veneto. Manifestazioni come questa si stanno svolgendo anche a Treviso e a Conegliano, così come in centinaia di altre città per lo sciopero generale di oggi, 6 maggio 2011, proclamato dalla CGIL, per il lavoro e per il paese. In un periodo caratterizzato dai continui attacchi al diritto del lavoro e alla democrazia, ci troviamo qui oggi per ribadire con l'articolo 1 della nostra Costituzione che il lavoro è fondamento del nostro Stato democratico e centro della vita politica, economica e sociale del paese. Nel pieno di questa crisi, della quale nessuno è ancora in grado di dire quando finirà e come finirà, vogliamo ribadire il valore del lavoro e rivendicare interventi per il rilancio dell'occupazione, per l'estensione degli ammortizzatori sociali a tutti coloro che rimangono senza lavoro, per creare lavoro, per una nuova politica industriale, per il sostegno alle imprese che investono in innovazione e creano posti di lavoro a tempo indeterminato e che favoriscono
a produrre i suoi effetti devastanti sul mondo del lavoro. Disoccupazione, licenziamenti, cassa integrazione, mobilità hanno causato la perdita di migliaia di posti di lavoro e l'impoverimento di moltissime famiglie di lavoratori. Sono qui presenti oggi i lavoratori di cassa integrazione della Ferret, storica azienda di Castelfranco, che ha chiuso l'attività, della Berco, della Luxottica, della Grisporto, della Materis e di altre decine di aziende della Pedemontana e del Monte Bellunese, vale a dire una fetta significativa del mitico Nord-Est che fino a qualche anno fa era studiato come modello di efficienza e redditività. Anche nel settore del pubblico impiego assistiamo a tagli di posto di lavoro che finiscono per ricadere più pesantemente sui dipendenti delle cooperative che si vedono ridurre salari e posti di lavoro. E allora siamo qui per dare voce a quanti ogni giorno operano sui posti di lavoro, nel territorio, e si trovano a fare i conti con una parte, da una parte con la disoccupazione, la cassa integrazione, il licenziamento, la precarietà, e dall'altra con l'aumento delle tasse, della benzina, dei carburanti, con l'aumento delle bollette del gas, dell'energia, dei rifiuti, dell'acqua, e con un governo che non vuole intervenire, anzi assume provvedimenti che vanno in direzione esattamente opposta a quella che serve per risolvere i problemi. Le sole riforme che abbiamo visto finora con la cellulare secca per gli affitti fanno un grosso regalo ai grandi proprietari di appartamenti che pagheranno il 21% anziché il 38% di tasse. Agli automobilisti aumenteranno le tasse e autorizzano il federalismo fiscale, regioni e comuni ad aumentare le addizionali di imposta. Cambiare si può, cambiare si deve, non può essere sempre tutto sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati. Si può uscire da questa crisi difendendo i diritti, imponendo una politica sociale ed economica più giusta, una redistribuzione più equa della ricchezza. Non è più tollerabile un sistema fiscale che tassa la rendita finanziaria col 12% e il lavoro col 34%, dove l'evasione fiscale è un quarto del prodotto interno lordo e il 70% dell'IRPEF è a carico del lavoro dipendente e delle pensioni. Uno sciopero contro la politica che continua a far pagare ai più deboli i costi della crisi e mette in discussione i diritti fondamentali, tra cui la rappresentanza e la democrazia. Il modello Fiat va respinto perché mette in discussione il contratto collettivo nazionale, il diritto di sciopero, la libertà sindacale, il diritto di eleggere la rappresentanza sindacale e punta invece ad accordi separati per arrivare al contratto individuale. È insopportabile il fatto che ormai l'80% delle nuove assunzioni venga attraverso forme di lavoro precario e di conseguenza ne siano più colpiti i giovani. Partite IVA, lavori a progetto, contratti a chiamata, insomministrazione, stage, tutte tipologie che dietro la facciata della flessibilità nascondono molte volte condizioni di vero e proprio sfruttamento. Condizioni di lavoro che diventano inevitabilmente condizioni di vita senza garanzie e prospettive. Lavoro precario significa economia precaria, giovani senza futuro e dunque paese senza futuro. L'Italia è un paese per i giovani, non è nemmeno un paese per gli anziani, i pensionati, che negli ultimi mesi hanno visto la cancellazione da parte del governo del fondo per la non autosufficienza e la drastica riduzione del 76% delle risorse per le politiche sociali. Secondo lo SPI, 7 pensionati su 10 in Italia non arrivano a 750 euro mensili e di questi 4 milioni percepiscono appena 500 euro. Negli ultimi 15 anni il loro potere d'acquisto è diminuito del 30%, ma rispetto ai loro coetanei europei sono i più colpiti dalle tasse. Anzi, la tassazione è progressivamente aumentata. Per il recupero del potere d'acquisto dei pensionati ci vuole una riforma che preveda un recupero per le pensioni più basse e per i più bisognosi di assistenza è necessario anche il rifinanziamento del fondo per la non autosufficienza. Per fermare il degrado e il declino del paese è necessario considerare la cultura un investimento per la crescita civile, morale ed economica del paese, valorizzando il patrimonio artistico e fornendo alla scuola pubblica il ruolo insostituibile di formazione culturale e civile del paese. Oggi ci prepariamo anche per dare una risposta agli attacchi contro la scuola pubblica avvenuti nei giorni scorsi, per difendere la dignità degli insegnanti e di tutti i lavoratori della scuola, per difendere la libertà
facoltà di insegnamento per difendere la scuola pubblica e il diritto per l'educazione dei nostri giovani ai principi della Costituzione. Oggi scioperiamo per tutto questo, per il lavoro e per il Paese, per un sostegno all'occupazione, per una previdenza e assistenza alle famiglie e agli anziani, per una pensione adeguata, per un futuro ai giovani, per una speranza per l'Italia.